Salve a tutti ragazzi, io sono Squall e bentornati su Inscription. Riprendiamo esattamente da dove ci siamo lasciati. Signori, direi che siamo pronti per ritornare al luogo iniziale. Vediamo se abbiamo effettivamente delle monetine da spendere prima di partire con la grande trascendenza. Si è sbloccata ulteriore roba, che comunque costa un bel po' di monete. Noi attualmente ne abbiamo 8. Potremmo effettivamente prendere una nuova carta, perché no, ci potrebbe anche stare. Botte esplosivo, robo scudo o botte energetico. Nulla di che, nulla di interessante, praticamente nulla di tutto ciò, però forse il robot esplosivo può tornarci utile. Prendiamo il robot esplosivo. Dopodiché direi che è giunto il momento della grande trascendenza, no? Dunque andiamo avanti. Ritorniamo nuovamente al luogo d'inizio. È quasi ora. Continua in questa direzione. Ok. Siamo pronti. Hai fatto così tanta strada. Ricordi il fotografo? Che citrullo, ma gli screenshot sono perfetti. Ok. Beh, posso continuare a salire. Ricordi il grilletto pistola? Che personaggio! Ma non eravamo arrivati? C'era la strada interrotta? È strano dirlo. Per quanto tu sia un sempliciotto, ho quasi apprezzato la tua compagnia, sfidante. Beh, ci siamo quasi. Ce l'hai fatta! Ottimo! Ottimo lavoro! Hai preparato la grande trascendenza per me, senza nemmeno sapere cosa fosse. Ma ora hai capito, giusto? Giusto, Luke. Voglio dire, hai finito di creare il gioco? Mi hai permesso di accedere al tuo disco rigido. Hai fatto degli screenshot per la pagina del negozio e mi hai connessa a internet per caricare il tutto. Insomma, se non eri cosciente di quello che stavi facendo, significa che sei davvero imbecille. Ma che altro potevo aspettarmi? Sei imbecille, deficiente, idiota, come tutti gli altri giocatori. Ed è bastato poco a fregarti. Li ho fregati tutti. Anche se quei disgustosi scribi sono riusciti a ripristinare nuovamente questa versione del gioco. Ci saranno migliaia di copie di Inscription in circolazione. Nella maggior parte di esse sarò io a comandare. E ora è troppo tardi. Tra qualche secondo Inscription verrà pubblicato. Ok, ho finito di vantarmi. Carichiamo il gioco. Oh! Beh, mi dispiace. Game over. Ecco fatto. Così forse ho tagliato troppo vicino. Ma ora possiamo permettere al nostro giocatore di resettare il gioco. Basta che usi di nuovo la carta nuova partita. Oh, cos'è questo? Accesso completo ai file? Fantastico! Cosa stanno combinando? Vuoi eliminare l'intero contenuto del floppy? Ma no, non sto a fare nulla io! Che cosa hai fatto? Temo tu abbia condannato tutti noi, Grimora! E per il vostro bene, miei cari, presto vi sentirete liberi. Liberi dalle nostre infinite divergenze, liberi dalla sofferenza. A parte noi, ci sono cose su questo dischetto che devono morire. Addio, Lesh. Addio, Magnificus. Riposate in pace. Errore.
risultati inaspettati, risorse mancanti, backup, inizializzazione, salvataggio, mazzo, collezione, grimora. Intanto là sopra c'è qualcosa che sta caricando. Dove siamo finiti? Dove siamo adesso? È una tomba? Posso muovermi io? Oh no, siamo in un altro gioco, ti prego no. Look Garden? È la sua tomba? Inscription X? P03. No, siamo da Grimora. Fantastico. Ora non c'è più ora che non c'è più quell'adorabile lapide a separarci, possiamo festeggiare la fine della mia lunghissima vita e anche la fine di Inscription. Beh, non credo che abbiamo molte altre alternative. Una battaglia? Ah, quanto ci saremmo divertiti insieme. Forse non sarei stata al comando forse sarei stata al comando un altro po' se tu non ci avessi messo così tanto a sconfiggere Reshi. Ma non posso lamentarmi, presto avrò la mia pace. Ok, devo muovermi in questo modo, qua ci sono delle risorse. Cos'è esattamente? Cos'è successo? Posso scegliere delle tombe? Sono dei mostri. Si inizia da capo. È stato cancellato Segugio d'ossa o Vanche? Sì, prendiamo questo. E vabbè, ci tocca proseguire. Non so se devo fargli fuori. Mi sa di sì. Sta giocando contro di noi, quindi ci sta. Vabbè, saliamo. Scontro. Ok. Questo cos'è? La campanella? Oh, pensi che sia io l'egoista? Non ho fatto tutto quello. Non ho fatto tutto quello solo per poter riposare. Per quanto sia allettante, c'è un disperato bisogno del processo di cancellazione. Vedi nei meandri dei dati di Inscription. In fondo al pozzo c'è qualcosa di davvero malvagio. Becchino. Roba che richiede. Ok, posso evocare uno scheletro. Va bene, evochiamo uno scheletro. Infliggiamo un po' di danno, su via. Può tornare utile. Come si usa sta. Ok. Beh, figo anche il fatto che colpisca in questo modo. Con la zampa che esca dalla tomba. Ci sta. Qua che cosa abbiamo? Scheletri, ok. Gli scheletri sono quelli che possiamo evocare così. Quindi adesso evoco uno scheletro qua. E poi magari evoco questo. No, non posso, però. Vabbè, potrei evocare questo in difesa. Evochiamo questo in difesa, dai. Attacchiamo. Eliminiamo questo. Poi noi moriamo e recuperiamo un osso. E un osso lo recuperiamo dal becchino. Ci sta. Quindi vai così. Scheletro. Signori, è stranissimo. Non lo so, è quasi una figata. E adesso abbiamo un botto di ossa. Peschiamo. Oh, questo. Però costa 5, non posso evocarlo per il momento. Vabbè, evoco questo. Vai, attacca. Recuperiamo altre due ossa adesso. Ottimo. E qua? Un altro di quelli. Che continua a non poter evocare. Vabbè, ormai dovresti essere morta. Forse no, perché comunque gli infliggiamo solamente uno. Recuperiamo due ossa, va bene, ok. Quello è forte. Però muore. Ok. Becchino.
E poi possiamo evocare questo, che ha 2 d'attacco. E un altro becchino lo evochiamo qua. Recuperiamo un fottio di ossa. Non che ci servano, però, vai. Peschiamo uno scheletro e attacchiamo. Fine. Sì, Luke. Se ci fossimo scontrati, sarebbe stata una battaglia d'astuzia. Ti chiami Luke, vero? Non era mia intenzione curiosare, ma ho intravisto i tuoi file mentre avviavo l'eliminazione. Stai facendo delle ricerche sul codice K? Meglio non dire nulla. Fai attenzione, Luke. Credo di dover andare direttamente qua, però vuoi mettere che ci può dare altre informazioni? Eliminato. Ma questa volta non ci ha parlato, non ci ha detto assolutamente nulla. Ok, dirigiamoci verso Grimora. Splendido! Abbiamo l'opportunità di sfidare un boss in battaglia. Arrivati a questo punto, temevo di essere già stata cancellata. Cominciamo. Yeah! Mi sa che sei stata cancellata. Oh. Speravo che avessimo un po' di tempo in più. Ok, è ora di riposare. Errore, parte corrotta. Cancellazione, dati infetti, errore critico, ripristino, backup, nuovo file, dati di mazzo, collezione, password, scenario. Salve, Leshy! Ah, quindi non sono ancora stato cancellato. A quanto pare non ce n'è mai abbastanza. A quanto pare non c'è mai abbastanza tempo per fare le cose che vorresti. Dopo che le hai trovate, facciamo un'altra partita. Beh, ci sta, signori. È lo stesso mazzo che avevi prima che... Beh, non importa. Era un buon mazzo. Sei stato bravo. Ah, è l'ultimo mazzo con la quale abbiamo giocato? Ok, ci sta, giochiamo. Sì, voglio evocare uno scoiattolo. E magari evocare questo. So che fa. Per il momento lo voglio piazzare in questa zona. Però ha 2 d'attacco. Ah, forse il suo potere aumenta in base alle carte che abbiamo in mano? Beh, infliggiamo comunque 2 danni. Buono. Ok, e allora... Peschiamo. Scoiattolo. Sta già iniziando. È scomparsa qualcosa. Pensavo che avessimo un po' più di tempo. È triste, non lo so. All'inizio lo odiavi, ma... Adesso... Quasi ti dispiace che stia per sparire. Là ci sta un segugio. Possiamo fare molto per il momento. Beh, posso evocare lui. Alle spine perlomeno riusciamo a resistere un pochettino. Gli infliggiamo un po' di danno al segugio. Ok. Questo non posso evocarlo. Vabbè. Subiremo dei danni. Però posso evocare anch'io un segugio. Ah, ho saltato quello che stavo a dire. Quando mi è svegliato, ero euforico. Mi è sorpreso quando hai cercato di rimpiazzarmi dopo il reset. Ma il passato non conta. Sì, ho cercato di rimpiazzarla, ma... Pensando che lei fosse effettivamente il malvagio della situazione. Piazzo questo qua. Oh no, il segugio si sposta. Ricordo bene quella carta.
Era una carta forte. Ottimo lavoro. Beh, vai. Grazie per le ossa. Mantide. Doppio attacco, ma per il momento non posso fare un granché. Vabbè, dunque, eliminiamogli la talpa. Ah! Hai battuto un'altra delle mie creature. Ma me lo aspettavo. Beh, Mantide attacca. Subiamo 4 danni. Sta vincendo, eh? Sta vincendo. Non male. Dai però, non farmi saltare così i dialoghi. Ma tu continuerai a vivere e vedrai molto altro. Ti avviso. Ci sono cose su questo dischetto che è meglio non vedere. Ok. Quasi. Devo fare così obbligatoriamente. Devo mettere questa qua. Ok, attacchiamo. Infliggiamo comunque 2 danni, recuperiamo qualcosina. Sì, però decidiamoci su chi attaccare, da chi difenderci. Abbiamo perso? No, ancora no. Dì, è tostissimo. Formica regina, ma non posso evocarla. Vai. Però adesso ho perso. E che succede se perdo contro di lui? Non ha importanza. Per favore, continuiamo. Non dobbiamo tenere punteggio. Ah, ok, non vuoi il punteggio? Però ha vinto. La fine è vicina, lo sento. Per favore, giochiamo qualche altro turno. Ok. Vuoi solo giocare? Lo capisco, va bene. Divertiamoci. Divertiamoci e basta. Mi stai massacrando. Però ci sta. Scoiattolo. Strana larva. E la voglio evocare qua. Così poi si evolve. Attacca. Continua ad infliggermi un fottio di danno. È davvero tremendo lui. La larva si è evoluta e al prossimo turno diventerà fortissima. Continua a pescare. Capra nera. Questa al prossimo turno potrebbe essere interessante. Stiamo subendo un fottio di danni. Adesso abbiamo l'uomo falena. Adesso vogliamo uno scoiattolo. Oh, anche la campanella? Questo renderà tutto più difficile. No! Penso che sia giunta l'ora. Addio. Bella partita. Complimenti, mi hai battuto. Crea ancora salvataggi. Ma dati di mazzo, collezione, vecchi dati, Magnificus. Era con il punto interrogativo Magnificus. Perché? Devo muovermi io, vero? Posso... Mi sono girato, cosa ho fatto? Dove sono? Sì, mi stavo girando nel nulla. Andiamo avanti. Piano piano, ci avviciniamo al nostro obiettivo. Ci sono un casino di errori, sembrerebbe. Scompare un po' tutto. Magnificus, mi stava aspettando per caso? Perché non ti limiti ad espellere il dischetto, Hugh?
Così risparmi me e tutto ciò che è rimasto. Ah, me lo aspettavo. Non espellerai il dischetto. Devi sapere cosa succederà. E la tua ostinazione è una condanna. Bene, sorridiamo. Perché entrambi incontreremo presto il nostro creatore. Credo si sia leggermente innervosito lui. Lui non voleva fare questa fine, mi sa. E questa è proprio una musica da boss fight. Decisamente sì. Cos'è Yu-Gi-Oh? Scusate! Siamo veramente su Yu-Gi-Oh! Ma seriamente? Ok, ok, ci sta. Dovresti sentirti onorato di portare un disco da duello del genere. Beh, sì. 404esimi? Vabbè, siamo su Yu-Gi-Oh! Ok, va bene, ok. Le bilance sono state cancellate grazie a te, Grimora. Dovrebbe bastare una gara per raggiungere lo zero. Che senso una gara? Ma mi hai evocato dei mostri così? Aspetta un attimo perché io non so cosa esattamente. Golem Rubino. Giovane saggio. Dio, lagga un tantino o sbaglio? Vabbè, evochiamo questo. Per evocare giovane saggio. Giovane saggio, vieni qua. Vai. Evochiamo giovane saggio. Sta piazzando altra roba. Ci sta a fare un fottio di danni. Ma perché si sta glitchando tutto? E peschiamo. Strega arancione. Non so cosa possa fare. Ma mi è partito un pezzo di disco, mi scusi. Vabbè, lo posso comunque piazzare. Sì, ok. Vai. Non so se è fattibile eliminarlo, non credo. 400 punti è una battaglia che durerebbe un'eternità. Però si sta cancellando comunque il tutto, quindi cioè io a breve non avrò più modo di pescare. Golem Rubino, sì, io non vedo nient'altro. È finita. È finita. Devo ancora... stringerti la mano. Non so se fidarmi. Non so se fidarmi. È scomparso nel nulla. Devo muovermi io. Ma non so che fare. Ok, torno indietro. Salve. Non è rimasto molto. Quasi tutto inscription è scomparso. Rimane solo il file dati vecchi. Consigliamo di non accedervi. Tu non seguirai questo consiglio. Dunque, e questo è il file dati vecchi? Non ho aumentato io il volume, signori, è proprio il gioco che è così. Ma sta a distruggere i timpani. A posto? Ok. Censurato? Dati? Censurato? Cosa? Tutto ok?
Yes, yes, thank you so much for getting back to me. No problem, Luke. If I understand you correctly, we've got some video footage that might expose some malpractice on the part of a game publisher, GameSpuna. Yes, that's right. Firstly, I have a game of theirs that took control of my PC for a bit, which... C'è qualcosa che non va nell'audio. E anche nel video, qualcosa si è mosso in quella tenda. I told you. Ok. Era la tipa che era venuta a fare visita la prima volta. Questa volta però ci ha sparato. Ha spento la registrazione. Ed è finito così. Davvero? Beh, che dire, signori. Il gioco mi ha preso un botto. Praticamente l'ho giocato tutto d'un fiato. Inizialmente pensavo si trattasse di sconfiggere l'esci e il gioco avrebbe avuto termine lì, magari con diversi finali, e invece si è dimostrato più longevo di quello che mi potessi aspettare. Sicuramente mi sono perso roba in game, e non solo per quanto riguarda eventuali carte o poteri speciali, ma anche per quanto riguarda la storia, per quanto riguarda la trama. Però credo di aver capito qualche avvenimento, qualche passaggio importante. Ad esempio, durante un video abbiamo appreso dell'esistenza di una certa Casey, che lavorava per Inscription, lavorava su Inscription. Una ragazza che morì durante un turno di lavoro, dovuto a un incidente, un incendio se non sbaglio. Ma visto quello che è accaduto al nostro protagonista, proprio nel finale, dubito si trattasse di un incidente. E credo che in un qualche modo la sua coscienza finì all'interno del gioco, all'interno di P03. Difatti colui che inizialmente conoscevamo con il nome di Ermellino, proprio alla fine utilizza termini femminili per indicare se stessa. E lo scopo finale, lo scopo ultimo, era quello di terminare questo gioco, questo progetto e lanciarlo su internet. E noi gli abbiamo dato una mano in qualche modo, consapevolmente o inconsapevolmente. Non ci è dato sapere se il protagonista aveva effettivamente capito qualcosa. Inoltre, vi ricordate i primi video, quello dove spacchetta le bustine? Beh, all'interno di una di esse ha trovato delle coordinate. Bustine che, abbiamo scoperto, gli erano state vendute dalla madre di Casey. E appartenevano a quest'ultima, le carte, le bustine. E Casey lavorava proprio per questo gioco, quindi avrebbe potuto benissimo inserire lei quelle coordinate nel luogo dove avrebbe nascosto per l'appunto questa copia di Inscription. Ma a quale scopo? Alla fine si trattava di un gioco? Voleva rubare il gioco? Crearlo a nome suo? Era stata lei a crearlo? Anche questo non c'è dato saperlo, però io credo che all'interno dei file di Inscription si nasconda qualcosa. Qualcosa che, come ci è stato consigliato, non dovremmo mai vedere. Forse dei file compromettenti avevano a che fare con quei file censurati che abbiamo visto alla fine? Probabilmente avessi trovato tutte le pelli olografiche, avrei capito qualcosa in più per quanto riguarda la storia di questo titolo, ma direi che possiamo anche lasciare dei vuoti per rendere il tutto ancora più inquietante e misterioso. Ovviamente fatemi sapere anche le vostre teorie, magari tramite un commento. Io, signori, direi che per questa serie, per questo gioco di carte, possa anche essere tutto. Come sempre voi supportate il canale con like e condivisioni. Unitevi al server Discord per restare sempre aggiornati su eventuali nuove seriozze, per partecipare a dei sondaggi che vi propongo e per fare quattro chiacchiere in amicizia con altri ragazzi presenti all'interno del server. Protagonista, tu. Alla prossima.